osservatore attento dell'uomo, ne interpreta le istanze più profonde con spirito pungente che mai si discosta dal garbo. Questa è parte della motivazione che oggi ha portato a conferire il sigillo d'Ateneo dell'Università di Urbino a Rosario Fiorello, che per l'occasione è stato accompagnato dalla moglie e pure dalla madre. Fiorello si è intrattenuto con gli studenti attraverso una lectio magistralis dal titolo «La mia vita, la mia carriera, lo stesso grande spettacolo». Guidato dalla simpatia, dall'estro e dal carisma di sempre, Fiorello ha portato gli studenti in un viaggio sulle sue origini, il suo approccio alla professione, i dubbi e le incertezze che lo hanno sempre accompagnato. L'insicurezza è quella cosa che mi ha portato sempre avanti, perché chi è sicuro, troppo sicuro di se stesso, come dire adesso vado lì, spacco tutto, adesso quelli non arrivano mai da nessuna parte. Devi sempre avere quel margine di dire ma ce la farò? Sì, ce la devo fare, ma ce la farò io prima di venire qui, dicevo ce la farò. E già un'ansia che me se mangiava ieri sera, e c'è mia moglie qui, c'è Roma domani, i ragazzi che gli dico, che gli racconto. È stato sempre così. Per me, l'ho detto prima dietro le quinte, per me essere invitato a un battesimo e dire due parole per il figlio dell'amico e la prima serata a Sanremo è la stessa cosa, l'ansia non mi cambia, sudo e mi sudano le mani. Quindi cominciai a fare l'animatore e lì mi viene in mente quella roba lì di Walter Chiari e dico ma come facevano questi e gli venivano le battute proprio quando gli dovevo venire, perché io ero veramente un folle, io ero pazzo. Se io penso oggi quello che ho fatto prima, cioè io uscivo, si apriva il sipario, al villaggio non avevamo mezzi, non c'erano scenografie, non c'avevamo l'orchestra, non c'era niente, io uscivo e improvvisavo, cioè io andavo a cazzo, così, fino a che mi veniva una cosa, la gente cominciava a ridere, poi da lì passava un'altra e facevo tutta la serata così, a parte i spettacolini che si facevano nei villaggi, ma erano in playback, che io non volevo fare, io non li facevo mai, facevo la presentazione di quelli che avevano fatto lo spettacolo, quindi mi aggrappavo sempre a qualcosa per fare spettacolo. Quando ho scoperto dopo che ci si poteva pure preparare, che le battute si possono anche preparare, e tu, ma non ci posso credere. Quindi che cosa è successo? Che io sì, io mi preparo quando faccio uno spettacolo, diciamo preparo una rete di protezione, diciamo un 60%, uno spettacolo oggi vai in Rai, lo devi preparare, devi presentare, anche perché qui nella Rai vogliono vedere cosa fai, se ti devono censurare, dire, fare qualche cosa, devono sapere cosa tu fai. Cerchiamo di fare il possibile per, diciamo, fare cose a livello scientifico, culturale, cose anche un po' più leggere, che hanno loro, con Fabio De Luigi e anche con Fiorello, il messaggio era chiaro, cioè seguire le proprie aspirazioni è un fatto positivo, ma per raggiungerlo anche qualcuno si raggiunge, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, ma anche con lo studio, con l'impegno, con la formazione, quindi questo è la cosa, il messaggio che i nostri studenti devono cogliere. Raccontare parte della tua vita serve anche a me stesso, no? per ricordarmi chi sono, dove sono, da dove arrivo, e che è bene sempre ricordarselo e rimanere coi piedi per terra.